In questo video vedremo qual è la miglior carta da avere oggi nel 2022, carta gratuita e non solo, vi spiegherò anche come fare ad avere 25 euro di bonus se fate questa carta qui. In verità parliamo di un vero e proprio conto corrente associato ad una carta di debito. Questo significa che potrete fare oltre ai bonifici anche acquisti online, acquisti in negozio, eccetera. E non possiamo che parlare ovviamente di Buddybank, una carta che uso ormai da penso più di 4 anni, mi trovo benissimo. Ed è a canone zero, lo è sempre stato e lo sarà da adesso in avanti. Buddybank è la filiale smart di UniCredit, quindi il conto lo avrete qui in Italia, quindi niente paura, non dovete dichiarare niente, fare cose strane o altro. Il conto si apre semplicemente dall'applicazione. Per avere quei 25 euro che vi dicevo, basta inserire il codice amico di invito che vi lascio qua sotto in descrizione. E mettete i vostri dati, vi iscrivete, aprite il conto, la carta vi arriva a casa. Dopo la potete semplicemente ricaricare dal bancomat oppure farci sopra un bonifico da un altro conto, un'altra carta, eccetera. Io personalmente la uso per mettere un po' di soldi da parte, per dimenticarli là, se ne ho bisogno li posso usare, o comunque anche per fare qualche acquisto, anche perché ne uso, se avete visto dall'altro video, ne uso tipo 7 di carte. Però sicuramente per una persona normale che non fa tanto con cripto, robe del genere, 2 carte bastano e avanzano, quella del conto corrente principale, magari dove vi fate accreditare il vostro stipendio, è questa qui per fare acquisti online, eccetera. Anche perché se siete una di quelle persone che usa il loro conto corrente principale per fare acquisti online, lo si può fare, però la sicurezza ad oggi è quella che è. Ci sono tante persone là fuori, purtroppo, che cercano di approfittarsi di queste cose, vi possono hackerare, e se usate il conto principale dove il vostro stipendio viene accreditato, se vi viene hackerato quello, non è una bella cosa. Quindi è sempre meglio avere una carta secondaria con cui fare queste cose, che potrebbe essere proprio questa qui di Buddybank, essendo tutto online, tutto semplice, tutto da casa, avete anche 25 euro ed è a canone zero. Poi un'altra cosa molto interessante è il fatto che una volta fatta la carta, quando vi arriva, se a vostra volta invitate qualche amico, come sto facendo io con voi, vi verranno accreditati anche voi 25 euro fino a un massimo di 10 amici e di 250 euro. Non di più, però comunque fa bene averli. In aggiunta a Buddybank, io personalmente vi consiglio di usare anche Revolut. Revolut non è italiana, adesso penso abbia sede in Polonia perché si era spostata dal Regno Unito quando c'era stata la Brexit. E va molto bene se dovete fare viaggi all'estero, se fate una vacanza o qualcosa, per un semplice motivo: oltre alla rapidità, facilità e il fatto che è gratis, anche lì penso ci sia qualche bonus. Dopo, se lo trovo, ve lo lascio in descrizione. Dicevo, la cosa bella è che se ritirate contanti dal bancomat all'estero in tantissimi paesi, dopo troverete la lista sul loro sito, non pagate commissioni. Zero. Proprio solo pagate il tasso di cambio al valore attuale del giorno in cui fate il ritiro al bancomat. Questa è una cosa bellissima, perché tutte le volte che sono andato all'estero senza avere Revolut, ti trovi a pagare 2 euro di commissione più un 1%, 2% di tassa perché fai il ritiro in un'altra moneta, più il tasso di cambio. Quindi vai a spendere alla fine per stare una settimana lì, ti spendi 40-50 euro di tasse, poi dipende uno quanto spende, ti butti via praticamente. Quindi se hai Revolut, carichi Revolut gratis, lo puoi caricare anche da Buddybank. Ti carichi Revolut gratis, ritiri dal bancomat senza pagare commissioni. Quindi, se dovete fare un viaggio all'estero da qualche parte, Revolut è quella che consiglio in assoluto per fare questo tipo di cose. Ovviamente, anche quella lì si può utilizzare per fare acquisti online, eccetera. Direi che questo era praticamente tutto per questo video. Secondo me le 2 carte migliori, ripeto, sono Buddybank e Revolut. Non scordatevi di inserire il codice amico di invito che vi lascio qua sotto in descrizione se volete quei 25 euro, e poi li darete anche a me. Quindi grazie se attivate il conto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!